Ciao a tutti e bentornati al canale Itch the Cook. Oggi non useremo i fornelli, oggi faremo una preparazione a crudo. Oggi preparo il salmone marinato, salmone fresco marinato. È bene spiegare una cosa, quando si usa pesce crudo, perché alla fine è una preparazione e va consumato crudo, bisogna batterlo. Io ho comprato un pezzo di un trancio di salmone fresco, l'ho abbattuto, cioè l'ho portato a meno 18, meno 20 gradi e in congelatore per 4 giorni, 5. Allora, perché questo? Perché tutti i pesci crudi, la maggior parte, tonno, che vanno di solito anche mangiati crudi, tonno, salmone, le aringhe, lo sgombro, eccetera, eccetera, ce ne sono vari, hanno un parassita che si chiama Anisakis. L'Anisakis può dar molto fastidio, dà fastidio a livello intestinale, ma soprattutto in alcuni casi estremi anche la morte. Per essere sicuri che questo vermiciattolo, perché è un vermiciattolo da uno grande come un capello, fino come un capello, da 1 a 3 cm si presenta, come si fa ad uccidere questo parassita? O col calore, cioè cucinandolo, che allora al momento della cottura lui morirà, oppure con la temperatura sotto zero, almeno 15, ma meno 18 gradi è meglio ancora. Chiaramente meno 18 gradi nelle nostre cucine, nei frighi, diciamo casalinghi, arriviamo a meno 18, meno 20 gradi per 4-5 giorni. Fatto questo, lui morirà, quindi non sarà più un problema. Poi faremo la marinatura. Questo è importante, quindi io l'ho già abbattuto, l'ho scongelato e adesso è pronto per essere trattato con degli ingredienti che sono sale, zucchero, agrumi. Mi raccomando, prendete degli agrumi che sono con buccia edibile, quindi buccia non trattata, e l'aneto per dargli una profumazione finale. Adesso andrò a vedere se ci sono delle spine, perché così bisogna toglierle tutte quante, perché sennò al momento di tagliare, quando avremo finito la lavorazione, andrà a fastidio al coltello. Dopo, se ne resta una, non succede niente. Però intanto io mi preparerò, comincerò a grattugiare i limoni e le arance. Questa è la profumazione, che le mescolerò insieme al sale e allo zucchero. Questi in parti, qua abbiamo quasi mezzo chilo di sale grosso e 350 grammi circa di zucchero. Questo cosa succede? Quando lo andrò ad avvolgere tutto quanto, farà l'osmosi, cioè toglierà i liquidi all'interno e lo troveremo più compatto. Questo minimo 2 giorni, se fate anche un giorno in più non succede niente, l'importante è che lo trovate, che lo controlliate. Non deve essere troppo duro, perché sennò andrà a rovinare tutto quanto. Allora, abbiamo preparato il sale, lo zucchero e praticamente gli agrumi già grattugiati all'interno, fatto un sale aromatizzato che adesso andremo a posizionare. Adesso dovremo, diciamo, controllare che non ci siano spine. Allora, per toglierle c'è un segreto, non è che sia un segreto, andiamo prima in verso la fibra col coltello, facciamo così, lo massaggiamo così col coltello. Così, vedete, e dopo il contrario, se ci sono spine si alzano, ma dopo le sentite. Qua ne avevo già tolte un po' prima, ma devo dire che anche dove sono andato in pescheria a prenderlo hanno fatto un bel lavoro, hanno tolto tutto. Ecco, quindi noi siamo pronti per portare il tutto all'interno di questo contenitore, che dopo andrà in frigo. Ne mettiamo un po' sotto, così posizioniamo questo
E adesso andiamo a ricoprirlo con questo sale aromatizzato. Lo bene. Ecco. In questo modo ben coperto. Metteremo la pellicola. Dopo che abbiamo messo la pellicola, mettiamo in frigo, come ho detto, 2 giorni, 3 giorni, lo controllate. Al secondo giorno si può controllare, di modo che se lo vediamo che c'è tanta acqua, quindi ha fatto già il suo bel lavoro e la carne risulterà bella soda, io l'ho già fatto, quindi so che dopo 2 giorni circa, 2 giorni, 2 giorni e mezzo, lui è pronto. Lo toglieremo, metteremo sopra dell'aneto che è tritato e dopo lo imbusteremo, lo metteremo sotto vuoto per altri 2-3 giorni che prenda anche il profumo dell'aneto. Adesso io 2-3 ciuffetti gli metterò e basta, dopo è pronto per essere mangiato. Quindi alla prossima, ciao, spero di esservi stati d'aiuto. Un saluto da Maurizio, dal canale di CD Cook, e iscrivetevi e grazie a chi si è già iscritto. Buona giornata a tutti, ciao.